con il dottor Michele Carone, a termine di questa dimostrazione che si è tenuta oggi qui nello stand Rosa Rubra, teorico-pratica sulle onde sonore che influenzano il vino. Quindi questo progetto, Freeman, che cos'è? Freeman significa frequenze e musica armonico-naturale. È l'utilizzo di frequenze che servono a riarmonizzare, in questo caso l'abbiamo potuto vedere sul vino, elementi che magari possono essere poco accordati fra di loro. E quindi questa tecnica mira a smussare ed eliminare quelle resistenze per rendere un prodotto naturalmente al top delle sue potenzialità. Bisogna fare un attimino un'analisi del vino nel momento in cui si decide di intervenire con questa tecnica. Va fatta un po' un'anamnesi dello stesso vigneto, quindi l'età, il posto, l'altitudine, che cosa c'è intorno al vigneto, in modo tale da poter esaltare determinate caratteristiche e dargli valore facendolo arrivare al top della sua performance. Possiamo rendere un vino, come si dice in gergo, tutto tondo, possiamo smussarlo, possiamo ridurre leggermente gli zuccheri, possiamo eliminare l'acidità o agire sull'ossidazione in modo tale da dare un prodotto che sicuramente è un gran prodotto.